un vecchio paio di scarpe. I tappetini dell'auto erano ricoperti di chiavi delle scatolette di sardine. Ecco che cosa ha usato per creare la campana a vento. Nell'auto, in mezzo alla spazzatura sui tappetini, trovai una vecchia bottiglia di brandy. Raccolsi quello che sembrava essere un vecchio diario. Era di Ramon. La biblioteca sarà per sempre un tempio. Nessuno potrà entrarvi. Nasconderò la chiave in un posto sicuro. Dopo aver mangiato, ho ciò che mi serve e so cosa devo fare. Bella signora dagli occhi blu, nei miei pensieri ci sei solo tu. Oh, Ramon era un poeta in erba. Sei a me dal fato intrecciata, perché sei tutto per me, adorata. Bella. Ehi, lo stavo leggendo. Un cuscino vecchio e piuttosto sospetto. L'interno dell'auto era in pessimo stato. Il cruscotto era intatto, ma la vecchia auto di famiglia non avrebbe più percorso neanche un metro. Una 5T71. Straordinario. Qualcuno aveva dormito nell'auto, ma molto, molto tempo prima. Non hai alcun rispetto per l'arte? Un po' indigesto, eh? Un mucchio di vecchie bottiglie di brandy. In quella notte, di tanti anni fa, Ramon doveva essersi trovato nell'auto. No. Dovevo provare qualcosa. Non avrei... No. Qualcuno aveva... Era inutile. Un vecchio paio di scarpe. Non potevo... Era inutile. No. Nell'auto, in mezzo alla spazzatura sui tappetini, trovai una vecchia bottiglia di brandy. In mezzo alla confusione del salone, vidi una cassa di brandy. Ramon doveva averlo bevuto tutto. Chissà che nottata! Una cassa di brandy Penedes, vuota. La sala era piena di roba vecchia. Ramon aveva detto di aver pulito tutto. Il camino era incorniciato da... Thank you.
Ho dato un'occhiata alla vecchia auto in giardino. Qualcuno ci ha dormito dentro? Sì, io. Quando sono tornato, non riuscivo a stare in casa di notte. Così dormivo nell'auto. Quindi non hai idea di dove possa aver nascosto la chiave? Ricordo solo di essermi svegliato nella vecchia auto. Questo le dice niente? Dovrebbe. Un mucchio di mele marce. La capra ne aveva mangiate parecchie. La capra era legata. Non mi sembrò necessario. Quell'animale gentile non avrebbe fatto del male a una mosca. Il cruscotto era intatto, ma la vecchia auto di... Il cruscotto era intatto. Era una mossa senza senso. L'interno dell'auto era in pessimo stato. Non poteva funzionare. Era una... Dovevo provare qualcos'altro. Non avrebbe mai funzionato. La batteria era morta da decenni ormai. Non avrebbe mai... And now we have some callers with questions for George. Okay, first on the line we have Chris Gissing. Chris, go ahead with your question. You're rushing into a burning building and you can only save either a goat or André Lobineau. Who do you pick? That's a tough one. The dumb animal or the stupid one? It's a toss-up, but I suppose the goat would be easier to carry. Non avrebbe mai... And next we have Rick Thompson. Rick? Hi, George. I'm a massive fan. Do you feel that Hollywood and the publishing industry are trivializing the kind of dangerous situation
reactions you've actually experienced whilst investigating your previous cases. Is it right that Hollywood actors stage fight with mock Templars to solve their riddles, whilst you were tussling with a genuine article? Wow, Rick, thank you. This is something that has come up often in the past, and I've struggled with how to respond. Of course you're right, but in the end, who am I, indeed, who are we, to ruin the enjoyment and pleasure of so many? But I thank you again for your insight and your empathy. Our next caller is Giulio Bassano. George, what do you think about French girls? I can only really speak about one, and I have to be very careful. Hot. Next on the line, we have Joey Rabbit. Joey, go ahead with your question. Hey, George. How did you know that that dog could swim? Or didn't it drown? The next caller is James Fairclough. Hello, James. Hi, George. I was wondering, what are your feelings on Charles Cecil? I mean, what was he like to work with? Joking aside, and there is so much I could say in that vein. Next on the line, we have Sebastian Glenworth. Why do you say tomato and not... It's an aesthetic choice. And a follow-up question, why does this question only work in text? A philosophical... Hello, George. Do you look back at your style from the mid... Sounds like... Our next caller... Good day, George. Which products do you use? It's called... Next we have... Un tentativo. Non avrebbe funzionato. Chiavi delle scatolette. Ecco che cosa ha usato per creare la campana a vento. L'interno dell'auto era... Non avrebbe mai... Il cruscotto era intatto. Ma la vecchia auto di famiglia non avrebbe più percorso neanche un metro. No. Dovevo provare qualcos'altro. Un'altra bottiglia di brandy. Ramon era andato giù pesante quella sera. Un cuscino vecchio e più. Un tentativo inutile. No. La capra non avrebbe gradito.